quello che sento nel cuore è questo là che lei mi dà di continuare a raccontarla, perché i giovani, le persone hanno desiderio e bisogno di ascoltare storie vere, storie vissute, storie di fatica e di fede. Parte da lontano e arriva al santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino, nella Valdichiana Aretina, la storia di Suor Elena. Suor Elena Tuccitto, 56 anni, originaria di Bibbiena, oggi fa parte assieme ad altri 9 fratelli della Fraternità di Betania, al santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino. Nella sua storia personale la fede è sempre stata presente anche nel suo passato da atleta. È stata una campionessa di karate e una professoressa di ginnastica. Nel 93, dopo una lunga escalation nell'ambito sia nazionale che internazionale a livello europeo e mondiale, ho vinto la Coppa del Mondo. Eravamo ad Algeri e era il 7 di ottobre, per cui per me è stata una data significativa con la sua firma. E gliel'ho dedicata alla Madonna del Rosario, gliel'ho dedicata, che è una preghiera che ha sempre caratterizzato sia la mia gioventù che la mia vita, perché in quella catena mi sono sempre sentita molto legata a lei. E io ho sempre combattuto, lottato nell'ambito del mondo sportivo, sì per una medaglia, ma questa medaglia l'avevo sempre offerta a Maria. E ho sempre coniugato le mie esperienze di vita con le esperienze di fede, ho sempre abbandonato tutto nelle mani di Dio. Certo, il desiderio di vincere era tanto, però ho sempre scoperto che la Madonna è una grande tifosa, e vestendo di azzurro mi sono sempre immaginata che era vicino anche alla squadra nazionale azzurra, e io ho detto e dicevo sempre, quando mi dicevano in bocca al lupo, io mi sono sempre mi arrabbiavo sempre, dicevo no, in bocca al lupo, in braccio alla Madonna. E questo è il messaggio che mi piacerebbe dare a tutti, di stare sempre in braccio di questa mamma meravigliosa. La decisione di prendere i voti arriva quando, assieme alla sorella Giovanna, che oggi non c'è più, visita la Fraternità Francescana di Betania, Terlizzi, nel Barese. Poi l'arrivo a Santa Maria delle Vertighe, prima ancora aveva vissuto 6 anni in Brasile. Sì, io fin da piccola ho sempre sentito nel cuore che la mia vita sarebbe stata diversa da tanti bambini. Avevo 6 anni quando sentivo che ero sua, e anche il mio parroco, io frequentavo la parrocchia, frequentavo l'oratorio, diceva che sempre, dicevo nell'elementare, nelle scuole elementari, anche nelle prime confessioni, dicevo che mi sarei fatta suora e suora missionaria. E poi a un certo punto, dopo anche l'esperienza della nazionale, ho conosciuto la mia fraternità, e lì è rinato tutto questo desiderio di donargli la vita a 360 gradi. Il karate oggi non lo pratica più, ma quella mano disarmata oggi la utilizza sicuramente per abbracciare i suoi fratelli e tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla fede. La cosa che mi ha attratto di più della spiritualità francescana è proprio la fraternità. E essere fratelli, e dico sorelle perché noi siamo un istituto misto, mi ha permesso di riconoscere nell'altro il Cristo che sempre amavo e sempre cercavo, e in una spiritualità che è fatta di relazioni, di incontri, di scontri, perché no, però quando c'è Cristo tutto ha un sapore diverso. Come vorreste che i giovani, ecco, vivessero la fede oggi nel 2023, con gli smartphone tra le mani, insomma, con tutto quello che hanno nella testa e nel cuore, che sicuramente li confonde un po'? Si è creato nel mondo giovanile di oggi una grande frattura fra le generazioni credenti e non credenti, perché sicuramente la nostra generazione non è stata capace di trasmettere la fede. Il giovane ha bisogno di luoghi in cui si sente a suo agio, in cui il suo messaggio, il suo linguaggio viene integrato, perché integriamo molto il loro sentire, cercando di capire i loro bisogni, perché è importante, perché sono completamente diversi. Il giovane di oggi, post pandemia, è un giovane completamente diverso da 2 anni fa, 3 anni fa. E sono molto fragili, hanno bisogno di essere ascoltati, di essere amati e di non essere giudicati.